È stato affermato che per comprendere il karma dobbiamo riconoscere l'universo come un tutto organico. Se così non fosse, le sue varie parti non potrebbero agire e reagire reciprocamente. Prendiamo come esempio il corpo umano. Attraverso di esso funziona un complesso sistema di nervi, arterie e sbocchi per la circolazione delle forze elettrovitali che connettono intimamente e istantaneamente ogni organo, cellula ed atomo con qualsiasi altro. Se il piede slitta, subito i muscoli controbilanciano e cercano di ripristinare l'equilibrio. L'occhio si chiude automaticamente se una sostanza estranea minaccia di entrarvi. La reazione è perfetta perché il corpo è un organismo. Inoltre, è necessario osservare che ogni cellula in questo organismo è una vita individuale sotto il controllo di un centro superiore. Nel caso di un muscolo, ad esempio, tutte le cellule agiscono insieme e ugualmente avviene in un organo. Così, con una serie di gradi, le cellule vengono sotto il controllo di centri sempre più altamente sviluppati fino al cervello, attraverso cui un centro invisibile di intelligenza unifica e coordina tutte le funzioni di questo meraviglioso organismo e meccanismo, facendone un organismo. Il corpo stesso è parte di un organismo più grande, l'uomo. Collettivamente gli uomini formano l'umanità, al di sopra della quale ci sono innumerevoli eserciti di esseri che ascendono gradualmente. Ciascun grado è connesso vitalmente ed è responsabile del grado inferiore ad esso, aiutato dal grado superiore. Così abbiamo esseri al di sopra del livello umano fino agli dei, sopra i quali ci sono i super dei, gli spiriti planetari che governano i sistemi solari. Quelli più grandi sostengono i gruppi del sistema solare, sempre più in alto, fino al reggente di un universo e ancora più in alto, fino a quello, lo sconosciuto, sottostante a tutte le manifestazioni. Fiumi di vite connettono tutti questi infiniti gradi di esseri, come una rete di nervi attraverso cui scorrono incessantemente correnti vitali. E quell'essere possente riempie tutto lo spazio, in realtà è lo spazio stesso. O potremmo dire che lo spazio consiste di esseri coscienti di tipi infiniti, interconnessi ed interdipendenti. Questo concetto a molti potrebbe sembrare strano perché non è familiare, ma lasciamo che la mente si soffermi su di esso e diventerà man mano più chiaro che l'universo, se non fosse un'unità organica, non potrebbe restare compatto. Il caos che alcuni dei nostri scienziati fisici hanno immaginato esisterebbe effettivamente e non ci sarebbero il mirabile ordine e l'armonia che riteniamo esista in quei corpi celesti che vediamo apparentemente fluttuare in un oceano di etere, in verità corpi di esseri divini. L'universo è veramente quello che il suo nome implica, un insieme. Ed è quello che intendono i teosofi quando dichiarano che la fratellanza è una realtà della natura. Questa identità d'origine e della natura, questo uno in molti e molti in uno, rende non solo possibile, ma inevitabile l'interazione di tutte le parti di questo insieme e la loro interazione reciproca. Gottfried de Poulucat, nei Fondamenti di filosofia esoterica, presenta così la stessa idea. Ma quando l'uomo realizza che egli è uno con tutto quello che è,
internamente ed esternamente, in alto come in basso, che egli è uno con essi, non solo come i membri di una comunità sono uno, non solo come gli individui di un esercito sono uno, ma come le molecole della nostra carne. Come gli atomi delle molecole, come gli elettroni dell'atomo compongono una sola unità, non una semplice unione, ma un'unità spirituale, allora egli vede la verità. Notiamo che l'interdipendenza è un principio fondamentale nell'universo e realizzeremo che questo principio basilare è sviluppato in tutte le parti dell'organismo universale. Abbiamo mostrato il corpo umano come esempio, l'atomo, il sistema solare, la galassia, nella loro struttura e nel loro operato, proclamano tutti la realtà fondamentale dell'armonia e dell'interdipendenza come il principio sottostante che regola l'intera vita. Quindi ogni azione, ogni consumo di energia, sia fisica, mentale o morale, ha il suo doveroso effetto su questa armonia sottostante, questo equilibrio ed interdipendenza basilari. I pensieri egoistici o le azioni disturbano l'armonia e subiranno i risultati molto futuri o prossimi. Vediamo intorno a noi quelli le cui delusioni e lotte in un ambiente sfavorevole sono risultati dell'ignoranza e di comportamenti cattivi in questa o in passate vite. Questa condizione esiste in una certa misura nelle vite di tutti noi, perché ognuno ha commesso errori nelle vite passate, come stiamo facendo ora. Puruka ha esposto con molta forza questo soggetto nel testo L'uomo in evoluzione. La razionalità della reincarnazione è il capitolo. Ogni cosa che facciamo, così è scritto, che pensiamo, è una causa produttiva che ci influenza insieme a quelli che ci circondano, lasciando però dentro di noi i semi e i frutti di simili pensieri ed azioni. Questa è comune conoscenza. In altre vite abbiamo rinunciato ai tesori della felicità, ma possiamo aver rinunciato anche a noi stessi per una causa di tesori di altro tipo. E stiamo facendo la stessa cosa nella nostra vita attuale. Sebbene il karma sia definito come una legge, non c'è legislatore, non c'è un'entità super dominante che decreta questo o quello. Piuttosto è una qualità inerente alla vera natura delle cose. L'antico insegnamento è che ogni azione è il risultato di una causa precedente e allora diventa una causa per un'azione futura e così via via all'infinito. Questo movimento incessante non è l'esito di forze cieche, ma un flusso vivente di trasformazioni che scaturiscono da pensieri, azioni, emozioni, sentimenti, aspirazioni, desideri delle vite che costituiscono e che sono l'universo. Leggiamo nella tradizione esoterica, sempre di Purka, l'uomo è uno degli innumerevoli eserciti di esseri, coscienze incorporate che riempiono l'universo. Da nessuna parte troviamo qualcosa di diverso da queste gerarchie di esseri, queste coscienze attive durante il Manvantara cosmico, e ciascun individuo di questi eserciti intesse la rete del proprio destino. Le sue energie si manifestano fuori dal proprio essere interiore e sono dirette dall'intelligenza che affluisce dal suo epicentro spirituale e mentale. Lo ripetiamo, non c'è alcun legislatore e tuttavia, in un certo senso, si può dire che ci siano gli agenti del karma. Ma chi sono? Sono esseri grandi
e saggi che hanno coscientemente trovato il loro posto nell'universo, che sono sufficientemente evoluti da essere perfetti rispetto ad un certo stadio o piano e quindi possono fare affidamento sul lavoro in armonia con la legge universale in quel campo. Al di sopra di essi ce ne sono altri e così via, all'infinito. Non c'è bisogno di dire che in questo universo ordinato e complesso esiste un piano, un significato e che ogni unità, essendo parte dell'universo, è parte di un piano, per cui quando l'armonia è disturbata da entità non evolute, principianti, c'è una forza travolgente che tende a ripristinarla. Le azioni del karma tendono sempre verso il ripristino dell'armonia. Ma poiché ogni cambiamento è dovuto alla coscienza, e l'universo altro non è che una coscienza incorporata, in ultima analisi, gli equilibri karmici sono fatti da esseri coscienti, che sono la giustizia incarnata nel loro campo d'azione. Ad esempio, il reggente di un pianeta è tale perché ha raggiunto quel punto evolutivo in cui possiede la coscienza assoluta di ogni cosa che riguarda quel pianeta. Al di sopra di quello stadio è un principiante, ma per il regno sotto di lui è perfetto. La sua conoscenza ha la caratteristica dell'intuizione o di una visione immediata e la sua guida deve essere in armonia con la giustizia e con il piano divino. È detto che gli dèi non interferiscono mai con il karma. Non potrebbero. Gli esseri principianti devono essere liberi di elaborare il proprio destino. Significa che i loro errori ricadono su di loro perché è così che imparano. Gli uomini decidono il proprio fato, scegliendo le varie alternative che la vita presenta, mentre gli agenti karmici eseguono ciò che l'uomo ha decretato. Comunque, guidano, proteggono ed aiutano l'evoluzione dei loro fratelli più giovani. L'insegnamento è molto nobile ed ispiratore riguardo a queste relazioni. Lungo tutta la scala, il più elevato sta a quelli sotto di lui come i genitori con il bambino. Essi vivono per ispirare, per essere utili alla loro progenie. E negli stadi successivi, altamente superiori dell'umanità, questa relazione è riconosciuta. Anche grandi maestri, sia pure sotto il livello della divinità e ancora esseri umani, sono perfetti per quel che riguarda il nostro piano e ritornano per aiutare. E lo comprendiamo così poco come fa il bambino con le cure premurose della madre. È così che l'universo è vincolato ad una rete risplendente di compassione. Ora, possiamo distruggere questa compassione divina? La compassione non è un attributo, è la legge delle leggi, l'eterna armonia, il sé di Alaia, un'essenza universale senza confini, la luce del diritto perenne, l'idoneità di tutte le cose, la legge dell'amore eterno. Alaia, scritto Ancona Livorno, Ancona Y, A di Ancona, Alaia, è l'anima universale spirituale. E avrete anche trovato il termine Buddhi, Bologna, Udine, Domodossola, Domodossola, H di Hotel I, che invece è un raggio dell'anima universale spirituale. Chiusa parentesi. Terminiamo con la frase della Blavatsky nella voce del silenzio. Più diventiamo uno con essa e più la nostra anima ci unisce con ciò che è. Più diventeremo compassione assoluta.
Ciao!